per come sono arrivata io oggi, che ho indossato l'abito bianco, io ho combattuto e ne ho avuto di porte in faccia, questo è vero. Però io con la grinta e sempre con la forza ho combattuto e l'ho vinta io. Ieri sera abbiamo lavorato a un evento dal quale siamo tornati alle 3 di notte a casa. Stamattina alle 7 e mezza sveglia, ci siamo messi in macchina e stiamo andando a Foggia. E dire che io sono notoriamente un leggendario dormiglione, ma questo viaggio davvero non potevo perdermelo, perché a Foggia non stiamo andando a goderci una scampagnata autunnale. A Foggia stiamo andando per raccontarvi la nostra esperienza ad un pomposo matrimonio. Uno dei primi matrimoni trans del sud Italia. Voi seguite Alici come prima anche su Instagram per contenuti extra di questo e di tutti i video. Una volta approdati in Puglia, approfittiamo della splendida accoglienza. No, ti servo, sorpreso. Piacere, sa. Per farci indicare da che parte dobbiamo andare. Il comune ti serve, no? Sì. Raggiunto il municipio si respira già una commovente atmosfera matrimoniale. Ed eccola la sposa, Jessica. Ciao. Innanzitutto mi sono svegliata alle 3 di questa mattina con un'ansia addosso. Non riuscivo proprio a dormire perché diciamo la tensione era forte. Poi l'emozione era di più. Jessica, pur essendo di Foggia, è una cantante neomelodica napoletana. E quindi al suo matrimonio con Angelo sono venute un sacco di persone, non tutte invitate. Lei è una invitata o una curiosa, diciamo? Della... Che qua stanno tutti gli invitati. No, con una curiosità. Curiosi di vedere dopo quello che succede. Sì, è del paese, la conosciamo. Non era un matrimonio comune che tu, Andrea, lo vedi tutti i giorni. Poi io comunque sono una nota cantante partenopea, allora era strapieno di gente, di giornalisti, però è stata un'emozione bella. E chiaramente tra la folla spiccano anche alcune colleghe di Jessica. Sono Samantha Delli Coccinelli, la cantante. Sono una cantante napoletana. Ho sposato anche io l'anno scorso. Dove sta mio marito? Ogni poco se ne fu. Sposo mio, dove stai? Al comune di San Giovanni di Napoli. Ecco il marito della signora. Ecco. Salve signor marito. Tommy. Salve, Tommy e Samantha. Siamo una coppia appunto. Felice. A parte che siamo una coppia trans. Mio marito era una donna e è diventato uomo. Si vede? Veramente? Sì. L'avete fatto sì. A cambio? Sì. Sì. Ci siamo cambiati gli abiti. Io ho messo l'abito da sposa e lui dallo sposo. Guarda, si vedeva che era una donna? No, non l'avrei mai detto. Mi sono sciolta un po' quando mi sono accomodata nella sala matrimoni che stavamo noi, il, diciamo... Solo con lo sposo, i testimoni. I testimoni, bravissimo. Là mi sono sciolta come fosse che l'ansia era caduta giù. Vuoi Angelo come tuo legittimo sposo e di amarlo fino alla fine che non vi separano. Sì, lo vuoi. Angelo, vuoi Jessica come tua legittima sposa e di amarla e onorarla fino alla fine del vostro amore? Sì, la voglio. E io in questo momento vi voglio dire scambiatevi un segno d'amore e scambiatevi le fede. Con un applauso della gente. Andò a cantare Attore del Greco, io stavo là a una festa di un mio amico e quando la vidi, sa, un colpo di fulmine. Ti ho sposato perché ti amo. Potessi ma tanti dire, ma come ti sei innamorato di un'ora, diciamo come si dice parola, non voglio neanche dirla perché per me la mia donna è femmina, quindi non guardo il giudizio delle persone, l'amore come si dice vince su tutto. E dal comune di Foggia, Stefania Zambrano, vi dichiara marito e moglie. A noi del sud, ma non diciamo il sud Andrea perché diciamo un po' tutta la parte del mondo, trovi le persone ignoranti, le persone di mondo, le persone che capiscono, capi? La ignorantità sta per tutto il mondo, non sta soltanto al sud. Finalmente Angelo e Jessica coronano il loro amore. Io saluto entrambi affettuosamente complimentandomi per la bella cerimonia. E poi passo a godermi il momento dell'uscita trionfale, accompagnata da petali di rosa. Ma bando alle ciance, si è fatta ora di pranzo. Raccolgo dalla macchina la mia giacca di rappresentanza e mi avvio verso la villa dove si festeggia. Andiamo. Entrato nella struttura mi accodo a Luca Siepe per trovare il mio tavolo. A dietro. Quello lì, grazie, gentilissimo. Signora, può vedere se ci siamo noi? Andrea Rossi. Ma risulta esserci qualche problemino. Così, intanto che mi trovano un posto a sedere, vado a conoscere un po' in giro gli invitati. Sono la zia. Ah, la zia. Per bacco, alta. Come Jessica, del resto. Sono tutti alti in questa famiglia. Io mi sento a disagio. Io no, sto benissimo. Lo so, ti credo. Lei è autoctono?
Sì, praticamente sì, autoctona. Lei è autoctona? Sì. Dove stai? Su Instagram, su TikTok. Sì, sono una TikTok. Lei è una TikTok? Sì. Infatti il colore, diciamo, addice. Addice. Il posto me l'hanno trovato, quindi approfittiamo per conoscere meglio questa meravigliosa sposa. Ciao, sono Jessica Di Biase, sono una cantante napoletana e sono conosciuta soprattutto in una canzone che ha fatto il giro del mondo, super virale, il brano Te credevo sincero. Tre milioni di visualizzazioni, più di 80.000 messaggi, commenti, sei bellissima ma sei donna, sei trans, non si capisce, come mai canti con la voce così, insomma, commenti, sai Andrea, quei stupidi commenti che poi sicuramente ci sono anche i frustati, sai chi sono i frustati? Quelli che pigliano le frustate. No, frustate a rete rine, perché ci sono persone che vivono la loro omosessualità chiusa, allora se vedono un ragazzo gay che si è dichiarato, soprattutto con la popolazione e con i genitori, loro non riescono a buttarla fuori, allora vengono chiamati frustati. Il pranzo prende forma, gli sposi ballano romanticamente, io intanto vado a disturbare persone. Che poi io pensavo, essendo in Puglia, questo è un ma trama uno. Tu come ti chiami? Io sono El Pitucci. Con? El Pitucci. Ah no, El Pitucci. El Pitucci. Tipo El Sharawi. Bravo. Tu sei single? Sì. Come mai? Perché per una ragazza trans, l'uomo quando si approccia è solo perché vuole scoprire e vuole, è curioso. Non si avvicina mai per amare veramente. Sono rare, vedi, come questo esempio che abbiamo, che trovi il ragazzo che ti ama per quella che sei. Non so, mi ha dato una cosa che non vedevo in altre persone, praticamente. Mi ha dato amore, mi ha dato affetto, mi ha saputo prendere. Praticamente non vedevo una cosa di una donna, l'ho vista con lei, cioè capito che ti voglio dire io. Pure tu, Tomar, ti puoi innamorare e ti sposi pure tu. E il vero amore fa dei giri immensi, come ci insegna la storia che vi abbiamo anticipato all'inizio tra Samantha e Tommy. Io nasco uomo e sto nelle vesti di donna col nome maschile all'anagrafe, anche lui c'ha il nome femminile all'anagrafe. Per legge siamo io il marito e lui è mia moglie. Quando ci siamo incontrati a Roma, a Cinecittà World, che io stavo facendo uno spettacolo, si è presentato lui davanti, io ho visto un giovanotto, non capivo che lui era una donna, tanto è vero che non ci ho creduto al momento che non si spogliava, che poi ci sta un qualcosa di diverso dall'uomo originale, però lo amo così come ci amiamo. E quindi voi avete invertito i ruoli originali. Sessualmente stiamo bene insieme, in casa si vive bene insieme, lui è un ottimo marito, io sono un'ottima moglie di casa. Ma ecco, tu sei operato? Sì. Tutto il mondo. Pure tu? No. Io sono sesso maschile. Prima, diciamo, quando si faceva l'intervento come per me, stava con la pompetta. Con anni, medicina va avanti. Allora sì, fatto adesso modo che senza pompetta. Tu riesci ad avere un'eresia senza pompetta, sì, normalmente. Con la pompetta, già facevo. Tu la pompetta. I chilometri fatti e le poche ore di sonno sono state ripagate. Questo evento ci ha insegnato tanto sull'amore in tutte le sue sfumature. Abbiamo conosciuto un sacco di persone simpatiche e mangiato a scrocco, ma soprattutto siamo stati testimoni di un giorno importantissimo per la vita di coloro che oggi si sono scambiati un anello, ma anche per chi ha guardato il video da casa e un giorno sogna di farlo. Per come sono arrivata io oggi, che ho indossato l'abito bianco, io ho combattuto e ne ho avute di porte in faccia, questo è vero, però io con la grinta e sempre con la forza ho combattuto e l'ho vinta io. Abbiamo scherzato e ironizzato con tutti come facciamo sempre. Mi raccomando, ai commenti state sereni e state lontani dall'odio, tanto a Jessica non la scalfite. Non mi interessa niente, l'importante è vivere. Si vive, come si dice, ama e lascia vivere. Tutto il resto, come diceva Califano, è noia. Sì, però era vivi e lascia vivere. Vivi e lascia vivere, no, ama e lascia vivere. Mi immagino imbrogliati, mi sono emozionata. Andrea, da tutti si mi sto pazzeccata a me con voi. Senza nessuna vela stracciata, una nave che affonda, che piano va giù, senza se fa come su cielo, e rimane così perché solo, se tu già dicevi solo una cosa, non lasciarmi morire, rimano con me, non mi abbandonare. Tutto per te, dai, e tutti quelli che ci amano e seguono questo canale.